Comincia male il 2024 per il Monopoli, sconfitto in casa dalla Casertana per 2-1. La prima partita di Taurino inizia con il 3-4-2-1 con, almeno inizialmente, Viteritti e Barlocco esterni e D'Agostino e Starita alle spalle di Spalluto, ma dopo pochi minuti si passa subito al 4-4-2. Casertana che fa una partita al terzo, una conclusione di Tavernelli termina alta. Al quarto un cross basso di Anastasio, il pallone viene bucato da Curcio e poi alla fine c'è la respinta da parte di Fazio. Casertana che continua a fare la partita senza creare molto fino a al 31esimo, quando Tavernelli dai 30 metri cerca la conclusione, Perina devia in corner. Al 34esimo cross di Calapai, Fazio va a vuoto, Tavernelli rimette in mezzo, salva Perina, si va al riposo sullo 0-0. Monopoli mai pericoloso nel corso del primo tempo. Nel secondo tempo è ancora la Casertana a menare le danze. All'ottavo cross basso di Anastasio, Taurino a vuoto, poi Damiano spedisce alto. 11esimo ci prova Taurino dai 18 metri, respinge Perina, rischia l'autorete Fazio al 15esimo minuto, ma al 19esimo c'è il vantaggio della Casertana, cross di Casoli, nessuno sembra toccare il pallone che beffardamente si spegne alle spalle di Perina. Qui arriva la reazione del Monopoli che fino a quel momento non aveva creato praticamente nulla. Al 21esimo punizione di Borello, entrato nel corso del secondo tempo, colpo di testa vincente di Cristallo, primo gol da professionista per lui e pareggio. A questo punto la Casertana alza il baricentro alla ricerca della vittoria, ma il Monopoli ne approfitta in contropiede. Al 31esimo cross basso di Starita e rischia l'autorete clamorosamente Sciacca con il pallone che esce di un soffio. Al 36esimo cross di Viteritti, De Paoli allunga la traiettoria, Di Benedetto non riesce a deviare sotto misura, ma nel momento in cui il Monopoli sembra aver trovato il bandolo della matassa, ecco che al 38esimo arriva il gol della Casertana, pallone basso per Curcio, gran girata sul palo più lontano e nulla a fare per Perina. Finisce così, anche dopo 5 minuti di recupero il Monopoli non crea praticamente più nulla. Arriva dunque la quinta sconfitta nelle ultime 6 partite per il Monopoli, 12esimo risultato utile consecutivo invece per la Casertana.